Sia lodato Gesù Cristo. Tra pochi giorni comincerà l'Avvento e quindi il nostro cammino comune di esercizi spirituali in preparazione al Natale. All'inizio vorrei darvi anche qualche dettaglio biografico sulla santa che ci accompagnerà su questo cammino, su Santa Teresina de los Andes. Lei è nata nel 1900 nel Cile, è da una famiglia cattolica, però non perfetta, ecco, questa è una caratteristica un po' della sua vita, anche i genitori si allontanano l'uno dall'altro e anche la situazione finanziaria si deteriora col tempo. Lei è una ragazza molto vivace, anche un po' capricciosa e in effetti lei stessa dirà che non era, come dire, predisposta naturalmente alla santità. La santità come ce la immaginiamo noi ogni tanto, ecco, della santerellina. Anzi, era appunto irascibile, ha un carattere sensibile. Però lei presto, a 14-15 anni, decide di diventare carmelitana. E lo diventerà anche pochi anni dopo, morendo però dopo neanche un anno da essere entrata. La cosa interessante anche per noi è che tutti diranno di lei che lei in effetti è diventata santa già prima di entrare nel convento, come laica, come ragazza che si preparava a una vita di conversione, non solo si preparava, ma la viveva. Una sua caratteristica è questa sottolineatura della gioia della fede, gioia di essere con Gesù, con Dio, e anche i suoi tentativi di migliorare nella vita quotidiana, quindi tanti propositi, lei ne faceva tantissimi, anche perché ammetteva, forse capirete bene di cosa si tratta, ammetteva di dimenticarli spesso e quindi di non poterli soddisfare. E allora ne faceva tanti, come dire, quindi qualcuno andava in porto. Teresa de los Andes è molto venerata in Cile, ovviamente, e è anche stata influenzata dalle altre sante carmelitane di quel periodo, Teresina di Lisieux, Elisabetta della Trinità, ma anche da una spiritualità eucaristica del cuore di Gesù di Margherita Maria Alacoque. Il suo messaggio per noi, ecco, per prepararci a questo cammino di avvento, quello di non perdere mai la fiducia e neanche l'impegno, quindi, a diventare santi. Però vedremo cosa intende lei, giustamente, molto evangelica da quel punto di vista, per santità. La gioia di vivere in comunione con il Signore. Con l'incarnazione, questo Natale, questo ci è diventato possibile in una maniera molto particolare. Ecco, che lei ci aiuti a riscoprire questa realtà. Noi siamo figli di Dio, come Gesù, e possiamo vivere già adesso insieme a un Dio così abbagliante, dice, un Dio di tale bellezza, che possiamo sperimentare la gioia comune. Ogni domenica sarà dedicato a un tema diverso, basato sul Vangelo e sui testi di Teresina di los Andes. Vi invito quindi a partecipare con noi a questo cammino interiore per prepararci al Natale. Buon avvento!